E se i mostri dai quali mettiamo in guardia i nostri figli fossimo noi stessi? Ciao, bentornati su Alex Eastern. Il libro del quale parliamo oggi è Il ballo di Irene Némirovsky. Antoinette, la nostra protagonista, è figlia di un uomo e una donna francesi di religione ebraica, una famiglia molto ricca che ha accumulato fortuna grazie al lavoro del padre. I genitori di Antoinette sono sicuramente ricchi, ma anche avari, altezzosi, non perdono mai occasione di giudicare il prossimo, non curanti del fatto che questi magari siano di un ceto uguale o inferiore a loro. Il rapporto di Antoinette con la madre è non conflittuale, è veramente problematico e difficile. In questa cornice che vi ho appena descritto, la madre decide di organizzare un ballo, qualcosa di elegante, di sontuoso, di veramente appariscente e grandioso. Vuole essere sì un'occasione per ostentare il proprio benessere, la propria ricchezza, la propria raffinatezza, ma vuole anche far sì che tutti gli invitati si sentano a loro volta in obbligo nel organizzarne a loro volta e invitarli. La preparazione del ballo è stressante e concitata, veramente assistiamo a diversi episodi che hanno a che fare con la follia e la nevrosi da parte della madre. In più viene stabilito che Antoinette non solo non prenderà parte al ballo, ma la sua stanza da letto diverrà il guardaroba per gli ospiti. È portando su di sé tutto questo carico di emozioni e di frustrazioni che la piccola, nel dover andare a consegnare gli inviti per questa festa, decide in un impeto di rabbia di compiere l'atto di lanciarli tutti nelle acque del fiume. Arriva quindi la sera del ballo e Antoinette decide di entrare di nascosto nel salone, nascondersi dietro una tenda e osservare la madre, osservare la caduta di questa donna che si ritrova in questo salone immenso, terribilmente vuoto, sola, sconsolata e in lacrime. Sarà questa l'occasione per le due donne di avvicinarsi e spoglie di tutti i costrutti sociali, di pensieri e del passato che si portano dentro. Dicevo, sarà questa l'occasione nella quale potranno finalmente parlarsi e scoprirsi molto più vicine di quanto potessero immaginare. Si tratta di un libro molto piccolo, estremamente sottile, che veramente si finisce di leggere in un lampo, ma che colpisce e rimane per la potenza delle emozioni descritte. Ma anche per quelli che sono i rapporti personali, soprattutto quelli tra madre e figlia. Osserviamo, man mano che il libro va avanti, questa madre tenere schiacciata la propria figlia sotto il calcagno, godere a correggerla, a mortificarla, meglio ancora se tutto questo avviene in pubblico. Una figlia che risulta essere un ostacolo alla madre per quello che è il suo grande progetto di venire accolta in questa grande cerchia di ricchi e nobili ai quali sente di dover appartenere. Antoinette, quindi, è il piccolo diavoletto che le ha fatto perdere molto tempo, che ha fatto appassire la sua bellezza e non può assolutamente permetterle di cagionare altri danni. La piccola, infatti, deve essere non meno che perfetta affinché la madre possa brillare a sua volta. Antoinette, d'altronde, è pregna di questo sentimento di odio nei confronti della madre. È veramente potente l'astio nei suoi confronti. Una madre tiranna, incontentabile, che la vede più come una rivale piuttosto che come un esserino fragile da proteggere. Non è a caso che questa rabbia e questa frustrazione sono talmente grandi da essere incontenibili dentro di lei e spesso sfoceranno in diversi episodi di autolesionismo. Non solo, ma anche la felicità altrui diventa qualcosa di insopportabile. È per questo che la piccola sembra voler compiere il male, piccoli gesti che possano cagionare danno alle altre persone, così da poter avere almeno qualcosa sotto il proprio controllo. Lo stile fresco ed elegante di questo racconto ci accompagna verso un epilogo dove troviamo la signora Kampf, cui la figlia, più o meno consapevolmente, ha tolto tutto quello che lei desiderava o credeva di desiderare. Si scopre quindi fragile, sola, vulnerabile, umiliata, ed è proprio mentre la madre è in quello stato che Antoinette riesce a compiere il più grande dei gesti d'amore.
ovvero riesce a tenderle una mano. Raggiunge la madre nel punto più basso della sua esistenza e questa la cinge in un tenero abbraccio che ha veramente il sapore di un armistizio. Un finale che a me è piaciuto tanto, ha colpito davvero molto, non solo perché abbiamo davanti due donne che finalmente decidono di smettere di farsi la guerra, ma ci sono anche due generazioni che mettono fine ai conflitti, la vecchia generazione che cerca di restare aggrappata a tutto quello che riteneva importante e la nuova generazione che invece combatte per i propri diritti e per avere il proprio spazio in quel mondo. Voglio concludere dicendo che quello che più mi è rimasto di questo piccolo grande libro sono la negatività, la potenza dell'energia negativa che sprigionavano i due personaggi coinvolti, ma anche la potenza della redenzione, la bellezza con la quale la piccola Antoinette riesce a guardare la madre, ad avere pietà di lei e a perdonarla per tutto il male che le è stato fatto. Bene, anche oggi siamo arrivati alla conclusione. Spero che il video vi sia piaciuto. Se siete arrivati fino a qui, io vi ringrazio. Ciao, buona giornata, al prossimo video.